Buongiorno gente, benvenuti in questo nuovo video. Oggi torniamo finalmente a parlare di outfit e questo video lo voglio dedicare a tutti voi che come me state magari attraversando un momento difficile nella vostra vita e con questo video vorrei cercare di farvi passare almeno qualche istante di spensieratezza che possa magari aiutarvi ad andare avanti. Perché è vero che gli outfit sono degli argomenti molto futili, però spesso sono quegli argomenti che ci aiutano magari a togliere un po' il pensiero dalle cose brutte che succedono inevitabilmente. E un momento passerà e sono certa che saremo tutti meglio. Il motivo per cui voglio condividere con voi questo video è proprio perché oggi mi sono proprio sfidata nel creare questi outfit e voglio condividere con voi questa sfida perché magari potrei aiutarvi come ha aiutato me. Il discorso è che magari quando succedono cose negative uno non ha voglia di pensare a come vestirsi, a come curarsi, però sono cose importanti che devo dire fanno il loro e che magari possono comunque aiutarci a vivere un pochino meglio questi momenti. E quindi la sfida di oggi è stata quella di creare degli outfit nuovi e diversi, ma ovviamente senza acquistare nulla perché io in primis non ho davvero bisogno di nulla. Ho l'armadio pieno, stracolmo di vestiti e penso che fare altro shopping non andrebbe a migliorare la situazione. Bisogna giocare con quello che si ha. E quindi la sfida per me è stata quella di creare nuovi outfit con le stesse cose che avete visto e rivisto, ma voglio includere anche voi in questa sfida e aiutarvi, guidarvi nel fare questa stessa sfida a voi stessi per magari scoprire degli outfit nuovi, degli outfit diversi e magari aiutarvi a rendervi conto che non è sempre necessario acquistare qualcosa di nuovo. Bene, detto questo e fatta la premessa, partiamo subitissimo con gli outfit e iniziamo dal primo, che è quello che sto quasi indossando, quasi perché manca un pezzo. L'outfit numero uno è quello che si è ispirato al fatto di abbinare cose che magari normalmente non abbinerei tra di loro. In questo specifico caso si tratta di un blazer leggermente oversized, quindi un po' più ampio rispetto al blazer fitted, abbinato un paio di pantaloni molto larghi e a palazzo, quindi un abbinamento che io normalmente non farei perché sono bassa e sono molto minuta, per cui non è un outfit che mi valorizza particolarmente, però comunque devo dire che quando si tratta di moda, a volte le cose non è che devono starti per forza benissimo, possiamo fare anche qualche piccola eccezione, come ad esempio in questo caso. E quindi cerchiamo dei pezzi che ci stanno bene, però li abbiniamo in modalità insolite. In questo caso, ovviamente, non ho cercato di spingermi troppo perché già sto azzardando con il fit e quindi non ho azzardato molto con i colori. Ho cercato colori che stiano bene insieme e che possano creare un outfit armonioso comunque. E quindi la sfida per voi è quella di tirare fuori tutti i pezzi dell'armadio e cercare quelli che normalmente non abbinereste mai tra di loro e abbinarceli perché magari in realtà poi scoprite che è un outfit davvero molto molto carino. In questo caso si può migliorare l'outfit, anche se devo dirvi che a me non dispiace un outfit un pochino più oversized, è sicuramente alla moda in questo momento, però se ci teniamo davvero tantissimo, come me spesso, di avere comunque un outfit che valorizzi anche il nostro fisico, si può usare la cintura sopra il blazer per creare un outfit un pochino più fitted e quindi dargli un pochino più di struttura e valorizzare il fisico anche petite. E anche l'abitudine di mettere la cintura sopra il blazer è una tendenza al momento, quindi in ogni caso non sbagliamo. Quindi tirate fuori i vostri pezzi meno abbinabili tra di loro e create un outfit. Questa è la sfida numero uno. Comunque, per chi di voi avesse nell'armadio dei pezzi molto simili a questi, quindi senza andarli a cercare o ad acquistarli, si possono abbinare a delle scarpe tipo stivaletti anfibi oppure delle scarpe da ginnastica o ancora meglio
delle stringate, quindi non si sbaglia mai con nessun tipo di scarpa in questo caso. Basta azzeccare i colori e l'outfit è pronto. Per il secondo outfit andiamo a giocare con le stagioni e quindi andiamo a pescare dei capi di abbigliamento dall'armadio delle altre stagioni. In questo caso sono andata a pescare un vestitino dall'armadio autunnale barra primaverile e l'ho abbinato ad altre cosine che insieme creano un outfit invernale. Quindi l'obiettivo è quello di pescare pezzi dagli armadi delle altre stagioni e renderli adatti per la stagione in cui ci troviamo. Tornando quindi all'outfit in questione, può essere uno spunto davvero utile perché tutte noi abbiamo dei vestitini nell'armadio autunnale, primaverile, estivo, che abbinate le cosine giuste possono diventare degli outfit perfetti per l'inverno. E quindi in questo caso ho abbinato questo vestitino molto leggero a un paio di collant super coprenti e sotto invece, essendo così largo, permette di mettere un sacco di strati, anche delle maglie termiche, per rimanere sempre al caldo. Non dobbiamo per forza soffrire il freddo per essere anche alla moda e vestirci con stile. Poi, ovviamente, sempre per il discorso di valorizzare il mio fisico e quindi quello che voglio invitare anche voi a fare è quello di cercare quelle cosine che rendono il vostro fisico più armonioso, un po' più slanciato, con delle forme più definite o quello che può piacere a voi. Nel mio caso è importante evidenziare il punto vita perché, essendo bassina e avendo un fisico un po' rettangolare, è importante creare questa illusione ottica attraverso cinture e vestiti proprio cercati in modo mirato per dare un'illusione ottica di più volume sopra e sotto e poi una vita un pochino più definita. Poi sopra ci ho messo un maglioncino che richiama uno dei colori presenti sul vestitino e l'outfit è pronto. Di nuovo in questo caso lo si può abbinare benissimo a un paio di stivali lunghi sopra il ginocchio, così come degli anfibi che io adoro tantissimo, o un paio di stivaletti col tacco perché se è quello che piace a voi va più che bene. Diciamo che non ci vedo bene un outfit del genere con un paio di scarpe da ginnastica, però di nuovo queste sono preferenze, per cui quello che avete nell'armadio va davvero più che bene. La sfida del terzo outfit è quella di abbinare tra di loro fantasie che normalmente pensiamo non abbinabili. E quindi nel mio caso sono andata a pescare un maglione a righe e l'ho abbinato a un blazer con una fantasia stile pied-de-poule. In questo caso ho cercato comunque di mantenere un'armonia cromatica e quindi ho cercato comunque di abbinare tra di loro cose che nell'insieme non disturbassero troppo l'occhio, però diciamo che sono uscita un po' fuori dalla mia comfort zone per creare questo outfit, quindi sfido anche voi a cercare delle fantasie strane nel vostro armadio e abbinarle per creare un outfit un pochino più interessante. Ovviamente per portarlo un pochino più coi piedi per terra, questo outfit ci ho abbinato sotto un paio di semplicissimi jeans chiari e come scarpa, in questo caso, per mantenere tutto un po' insieme, sceglierei comunque una scarpa da ginnastica non troppo particolare perché già qui gridiamo un po' attenzione e quindi tutti gli altri pezzi preferisco che rimangano un pochino più low profile, però di nuovo queste sono preferenze personali, per cui se siete un pochino più coraggiose e amate azzardare di più, ben venga anche un abbinamento ancora più pazzo, perché la moda è anche questo, divertimento. L'esercizio di stile numero 4 è quello di abbinare tra di loro i colori più pazzi all'interno del vostro armadio, che ovviamente sono abbinabili tra di loro. Nel mio caso, fortunatamente, avevo questa camicetta rosa e rossa che si abbina alla perfezione a questo cardigan. E se prima non avrei mai pensato di abbinarle insieme, oggi quando mi sono soffermata su questo outfit e l'ho anche indossato, mi sono detta perché no. Per cui quello che vorrei invitarvi a fare è di cercare dei colori pazzi che avete nell'armadio, però che possono essere abbinati tra di loro, ma combinazioni che normalmente non azzardereste. Io nel mio caso sono molto molto oltre la mia comfort zone perché vesto sempre
outfit molto molto neutri e non troppo shocking, colori non troppo sparati, quindi queste sono proprio le cose più accese all'interno del mio armadio e fortunatamente funzionano anche insieme. Per controbilanciare il tutto, sotto sto indossando un paio di pantaloni dal colore un po' più neutro, quindi color pietra, che richiama anche il colore dei bottoncini e quindi una situazione win-win. L'outfit in questo modo mi piace davvero tantissimo e non vedo l'ora che faccia un pochino più caldo fuori per poterlo indossare, perché questi pantaloni sono un po' leggeri, lo ammetto, però forse me la cavo con un paio di collant sotto. Ovviamente anche in questo caso, visto che sopra c'è un abbinamento forte, io andrei per un paio di scarpe da ginnastica dal tono molto neutro, però ci vedo bene sotto anche un paio di scarpe un pochino più in tinta con quello che sto indossando sopra o con qualche dettaglio che richiami i colori nell'insieme. Per creare il quinto outfit vi voglio invitare ad abbinare tra di loro le vostre cose preferite all'interno dell'armadio che normalmente non abbinate tra di loro perché sono i pezzi preferiti e sono già previsti in mille altri outfit. E in più, e qui la sfida si complica, vi voglio suggerire di indossarli in modi che prima non avevate mai pensato. Ad esempio, in questo caso io sto indossando i miei pantaloncini invernali preferiti in similpelle e il mio maglione preferito, che è un maglione super mega oversize, che amo così, oversize, e non sento particolarmente la necessità di indossarlo diversamente, però quando l'obiettivo è quello di sbizzarrirsi il più possibile, tutto vale. E quindi ho abbinato i miei pantaloncini preferiti a questo maglione e la cosa diversa in questo caso è che solitamente questi pantaloncini li indosso con maglioni un pochino più fitted, quindi maglioni che arrivano al punto vita e non maglioni oversize come in questo caso. E questo maglione invece lo indosso sempre largo, per cui ho acquistato questi pantaloncini che solitamente indosso diversamente a questo maglione che solitamente indosso con altre cose tipo jeans skinny e quindi parti sotto molto molto fitted e devo dire che l'abbinamento non mi dispiace per niente, anzi penso che sarà una delle primissime cose che indosserò questa settimana. E qui di nuovo sbizzarritevi il più possibile e cercate proprio modi diversi di indossare le stesse cose perché ad esempio, tirando fuori tutto quello che c'è nell'armadio e cominciando ad abbinare le cosine tra di loro, magari si scoprono degli accostamenti che prima magari non avevamo valutato. In questo caso, comunque, se avete delle cosine simili per ricreare lo stesso outfit, vi devo dire che il maglione con la cintura va tantissimo e quindi non sbagliate a livello di stile, a livello di moda. In più, per darvi poi un suggerimento più completo e quindi anche della scarpa che indosserei, io andrei per gli anfibi o di nuovo per un paio di stivali sopra il ginocchio, però ci vedo benissimo anche un paio di stivali stile cowboy o un paio di stivali lunghi proprio poco sopra il polpaccio, però in quel caso è un pochino più rischioso perché quegli stivali lì vanno di più a quelle un pochino più alte, noi un po' più basse, ci tolgono centimetri ancora di più, però vabbè, se vi piacciono nulla è vietato, per cui divertitevi e questa è la parola chiave di tutto questo video. Per il sesto outfit ho voluto essere buona e quindi ho tirato fuori un outfit non particolarmente esagerato, un outfit da battaglia per me perché l'ho super sfruttato. Potrebbe essere scontato per molte, però magari non lo è per tante altre, perché magari ci sono persone che non hanno mai pensato a questo tipo di accostamento di pezzi di abbigliamento. Quindi in questo caso si tratta di abbinare una gonna a un blazer e dargli un pochino di struttura con una cintura in vita. E in questo modo abbiamo un outfit super elegante, molto molto versatile perché può essere indossato sia in ufficio che fuori, quando abbiamo magari una cena subito dopo il lavoro e non possiamo passare da casa per cambiarci. Questo vi assicuro che sarà uno di quegli outfit che
Sfrutterete negli anni un sacco e tra l'altro non passa mai di moda perché la gonna non passa mai di moda, il blazer nemmeno, quindi sono pezzi super intramontabili e pezzi che sono certa che ognuna di noi ha già nell'armadio, quindi è un outfit che potete ricreare immediatamente senza dover acquistare nulla. Per il settimo e ultimo outfit, la sfida è quella di tirare tutti i pezzi dello stesso colore che abbiamo nell'armadio e indossarli contemporaneamente. Ovviamente lo stesso colore, magari in diverse tonalità per renderlo un pochino più interessante, però comunque devono essere tutte cose della stessa tonalità, preferibilmente colori un pochino più neutri che calmano e che non gridano troppo all'attenzione degli altri. In questo caso ho indossato questi pantaloni color pietra, super comodi e super larghi, con una camiciona oversize sotto e poi sopra un maglioncino dello stesso colore, però leggermente più intenso. In questo modo ho creato un outfit super comodo, però allo stesso tempo molto molto attuale, soprattutto per la camiciona, perché in questo momento va tantissimo la camicia super mega oversize che spunta da sotto i maglioni. E quindi in questo modo abbiamo abbinato dei capi super basic che non vanno mai di moda perché possono essere riciclati e riutilizzati per creare mille altri outfit. Con questo chiudo il mio video, spero di avervi divertito un pochino, spero di avervi dato un po' di spunti per creare outfit un pochino più interessanti, più divertenti, più diversi dal solito. Prima di salutarvi vorrei dirvi che in questo periodo sto vivendo delle cose un pochino difficili, per cui se mi assento da qui, se manca un video un venerdì, non è perché ci ho rinunciato, non è perché ho abbandonato YouTube, ma perché probabilmente non me la sentivo di filmare un video, perché comunque cerco sempre di portare positività e ottimismo da queste parti e se non sono nel mood giusto per riprendere un video, in questo periodo vi prego di portare pazienza, ne arriveranno tanti altri quando mi sentirò di farli. Comunque devo dire che per me YouTube è uno sfogo davvero importante, creare video è una cosa che mi piace davvero tantissimo e quindi mi aiuta a superare dei momenti un pochino più difficili e quindi magari riuscirò a non mancare più da queste parti, però siccome è già successo, voglio un po' mettere le mani avanti e avvisarvi che comunque se manca il video un venerdì cercherò di esserci quello dopo e di presentarmi qui puntuale come sempre alle 2. Io vi saluto, vi ringrazio di essere passati di qui anche oggi, ci vediamo la prossima settimana con un nuovo video, ma fino ad allora vi mando come sempre un mega abbraccio gigantesco, prendetevi cura di voi, mi raccomando, e dei vostri cari, e alla prossima, ciao!